La Commissione europea avrà tempo fino al 6 maggio per presentare una proposta di Recovery Fund, dunque un piano di ripresa dalla crisi del Covid-19 legato al bilancio UE. L'obiettivo dell'Europa è quello di raccogliere molti soldi senza appesantire gli Stati membri in modo sproporzionato, come spiega il vicepresidente dell'esecutivo Margaritis Schinas. Dunque uno strumento urgente e innovativo per permettere una ripartenza dell'economia europea post-emergenza senza lasciare indietro nessuno e che anzi permette ai paesi più colpiti dalla furia del Covid-19 di preservare il proprio tessuto socio-economico. Un traguardo che getta nuove prospettive per l'Italia, come dichiara anche il premier Giuseppe Conte sui social. Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all'esito del Consiglio europeo appena terminato. Dunque, oltre a MES, SURE e BEI operativi da giugno, l'Europa ha dato ora l'ok alla richiesta italiana del Recovery Fund urgente, uno spiraglio aperto verso la salvaguardia e il sostegno delle economie più colpite, ma permangono le distanze tra le posizioni dei vari Paesi membri a proposito delle modalità di finanziamento del fondo. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel manifesta soddisfazione dopo il Consiglio europeo in videoconferenza. Abbiamo parlato in modo aperto e in spirito di collaborazione. Non su tutto siamo della stessa opinione. Forse per la prima volta è emersa chiaramente la volontà da parte della Germania di riconoscersi nell'Unione Europea anche nel momento in cui non bisogna lasciare indietro nessuno. Questo, ha infatti dichiarato la cancelliera, significa per la Germania che noi dobbiamo essere disponibili a contributi di bilancio più alti di quanto avevamo messo in conto nell'ultima trattativa. E sul fronte europeo l'attesa è dunque tutta verso il 6 maggio, data in cui parlerà la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e in cui verrà presentato il piano del Recovery Fund con le sue caratteristiche, finalità, il finanziamento e le dimensioni.